conclusa la partita tra l'Overbus Socet e Battipaglia, l'Axi Basket. Battipaglia vince facile contro i giovanissimi dell'Axi Basket 90, il punteggio 87-45. L'MVP dell'incontro, Antonio Borgia, 22 punti per te. Antonio, buonasera. Buonasera a tutti. Allora Antonio, partiamo dal presupposto che la partita non è mai stata in ambito, ma da zero iniziale, poi un via vai crescendo, inizialmente parte dalla panchina e poi con giocate anche a volte spettacolari, Battipaglia riesce ad avere la meglio già alla fine del primo tempo. Sì, diciamo che quest'volta siamo stati bravi a non perdere concentrazione nei due ultimi quarti, come è successo nelle ultime apparizioni. Poi comunque con giocatori dal calibro come Francesco, come Andrea e come anche a Maxim è più facile comunque gestire la partita, anche in condizioni dove potremmo perdere lucidità vedendo anche l'avversario, però questa volta non sono stati cari in tensione, l'abbiamo portata fino alla fine, merito di tutti. La prossima trasferta sarà sabato contro Saviano, ma palla Campania, che partita ci aspetta? Ci aspetterà sempre le solite partite come abbiamo visto a Solofra, il campo più o meno con meno spazi, comunque avversari che vorranno comunque vincere nel loro campo e sapranno veramente chi sono i nostri componenti, quali sono i nostri anelli deboli, ma noi dobbiamo sempre giocare come sappiamo e seguendo il nostro corso. Antonio, Battipaglia inizialmente come squadra era partita in anche perché mancavano tanti giocatori che adesso sono arrivati in questo quintetto, vedere in questa squadra, vedere l'avversario 2003-2004 contro una squadra espertissima come Battipaglia. Battipaglia, la domanda proprio questa, Battipaglia secondo te, oppure secondo le esperte, dove può arrivare? Ma io sono più... Non la vedo lungimirante, la vedo sempre partita dopo partita. Secondo me con gli elementi che abbiamo possiamo veramente dire la nostra, però non dobbiamo montarci troppo la testa e dobbiamo semplicemente lavorare allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. E comunque il campionato è lungo, sono sempre partite, più anche i playoff, quindi bisogna avere la concentrazione fino alla fine, soprattutto in queste categorie. Noi ringraziamo Antonio Borgia. Grazie a tutti.